Ciao ragazzi, siamo di nuovo su Dracula Minghia. Ed eravamo rimasti al canon. Bene. No, non mi fate sentire sta musica che ricomincio a ballare. Bene, noi dovevamo far che non ricordo più nulla, visto che mi ero concentrata abbastanza poco. Queste grandi creature sono abbastanza docili. Va bene, va bene. Che possiamo fare con i cammelli? Gli diamo una martellata. Proviamo a riparlare con... Sì, con Mus. Desiderate comprare qualcosa? Museo Egizio gliel'abbiamo già chiesto. Ditemi, come faccio a raggiungere il Museo Egizio? Non è facile, ma siete fortunato, Effendi. Mustafa conosce il Cairo come il palmo della sua mano. Bene. Prendete la strada a sinistra del parco in cui si trovano i miei cammelli. E poi andate dritto, ancora dritto, e vedrete... D'accordo, grazie, lo troverò. Arrivederci, grazie. Bene, ora devo andare. Ciao, Musmus. Arrivederci. Arrivederci, Effendi. Effendi anche a lei. Telegramma. Allora, io direi di andare di qui. A sinistra, dove stanno i suoi cammelli? Il cammellino è qui. Tan 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 tan. Il famoso Museo Egizio del Cairo. Quali grandi tesori ospiterà il suo interno? Quali? Che ci possiamo rubare qua? Che disordine. Non so come facciano a trovare le cose in mezzo a questo disastro. Perché disordine? No, non mi pare. Io già volevo rubare in un museo. C'è un po' di tutto in questo museo. Persino cose che con l'Egitto hanno ben poco a che fare. Ti frega, vieni qua. Ho una bella arma, non mi dispiacerebbe averla. C'è un po' di tutto in questo. Sì, muto. Buongiorno, buon uomo. Quell'uomo ci parla un attimo. Buongiorno, gentiluomo, sono il professor Van Helsing. Avete ricevuto la mia lettera? Oh, sì, certo, caro maestro. Lord Grosvenor mi ha informato del vostro arrivo. Temo che il direttore si trovi in Sudan e non tornerà prima di 3 settimane. Che culo, in realtà, solito. Ho solo bisogno di qualche informazione. Forse voi mi potreste aiutare. Sarei onorato di mettermi al vostro servizio, ma sono oberato di lavoro. Lord Grosvenor non finisce mai di portare oggetti dagli scavi, ma non ha mai tempo di classificarli. Hanno assegnato a me questo lavoro, quando in realtà neppure 10 scrivani sarebbero capaci di realizzarlo. Temo che per il momento non potrò aiutarvi. Forse potrei essere... Oh, santa miseria! Nel frattempo che siamo qui... che ora cercheremo di capire cos'è sta robazza. Io vorrei salutare calorosamente Emanuelito, che segue le mie puntate dall'inizio alla fine. L'unico che le segue e mi fa la cronologia sotto i miei video. Emanuelito, tu sei un mostro, cioè come fai ad avere un grado di sopportazione così elevato? Cioè non pochi
cioè non molti, voglio dire, possono riuscire a guardare un mio video per intero. Bravo, bravo. Io voglio sponsorizzare quindi il tuo di canale, veramente molto simpatico. Poi mi farai sapere tramite magari chat privata dove hai acquistato quel meraviglioso cappello. Ma noi ora andremo a vedere che cacchio c'è scritto qui. Testa con disco solare, coltello con manico in madreperla, faraone con testa danneggiata, elmo spagnuolo, papiro ritrovato, scusate, io ho gli occhiali che vedono solo da sotto, ritrovato nel 1852, da cui provengono i Deven, dinastia. Io leggo ketchup, sobecote, chilè, coste, piccolo scarabeo, dono del dottor MS, Melissa Smith, Chenkain. Cos'è un Deben? Era un'unità di misura dell'antico Egitto. Come riferimento veniva usato il peso di un disco di un metallo prezioso, come il rame o l'oro. Per esempio, un deben di rame corrispondeva a 27,3 grammi di quel metallo. Nel caso dell'oro erano sufficienti 13,6 grammi per raggiungere il suo valore. Gli scrivani possedevano dei pesi di riferimento per prendere le proprie misure. Fili del metallo in questione piegati su se stessi. Vi posso dare un deben di rame? Lo potrete conservare come souvenir. Prendete anche uno di quegli stiletti. Vogliate scusarmi, vado a vedere nel museo. Non c'è problema. Io me lo sento che dovremo con questa bilancia pesare e fare dei calcoli. Però ci abbiamo una spadina. Io lo so e non voglio. Una bella mummia. Questa mummia è spettacolare. Sembrava stesse per muoversi. Non lo fa, sa? Non lo fa che mi piglia una sincope. La srotoliamo? No. Qui siamo all'ingresso. Un narghilè. Pezzo da museo, lo strumento ad uso e consumo del direttore. Ops! Una piramide in miniatura, curioso. Curioso, ma va in un museo egizio. Che curioso. Allora, l'acetizio. Un bastone Eka, uno dei simboli di Osiris, un simbolo dei faraoni. Non è che una cattiva imitazione, ma lo prendo. Rubone. Lo scarabeo della lista. Dono di MS, la voce mi va giù. Allora, il coltello e lo scarabeo l'abbiamo. Mm.
pezzo superbo, indubbiamente molto antico. E abbiamo pure il faraone con la testa danneggiata. Poi ci manca la testa con disco solare e l'elmo spagnolo. Un'altra piramide. Un'altra piramide. Siamo in simbiosi io e Van Helsing, nonostante non approviamo sul discorso Dracula. Impugnatura in madreperla è magnifica. Ah, questo era. Molto bene, molto bene. Ci mancano due cose. Posso prenderlo in prestito? Oh, ma certo. Bozzetto di Giza che mostra la disposizione delle piramidi. Impressionante. Siamo fortunati così. Avete trovato tutti gli oggetti, signore? Ho trovato questa piramide in miniatura. Cos'è? Non lo so. Giudicare dalle sue fatture, direi che non risale all'antico Egitto. Ne ho altre 7 come quella. Tenetela. Vogliate scoprire? Devo trovare quelle 7 strane piramidi che il direttore sembra non conoscere. Sette. Questo sarcofago è quello di un faraone sconosciuto, ma gli manca qualcosa. Certo, gli manca questo. Perfetto. Questo sarcofago è quello di un faraone sconosciuto, ma gli manca qualcosa. In teoria ce ne dovrebbero essere 2. Di solito ne portava uno di qua, uno di là. Andiamo. Sempre qua siamo. Non è che ci sono altre direzioni, no. Dove vai? Pirla. Cioè, se il museo è tutto qua, dove le troviamo le altre piramidi? Nino! Nino, mi aiuti a trovare le piramidi? No, è sceso. Romeo, vieni tu a trovare le piramidi, amore mio. Sì, mi aiuti, aiuti la mamma. Davvero, ecco, vi presento lui. Ciao, amore. Ciao. Ascolta, amore, dobbiamo... Ascolta, sei pesante. Tato, la mamma deve... A parte che non mi devi baciare sul collo in questo gioco, Dracula. Devo trovare le piramidi. Non te ne frega niente.
proprio, guarda, lì, guarda, guarda in campo. Guarda in campo, un bel primo piano. Buon nasone mio. La mamma deve trovare le piramidi e non sa dove. Secondo te dobbiamo uscire dalla porta? Amore? Questo videogioco fatto a 6 zampe? Amore, mi stai disturbando. Splendido forziere egizio. Ho baciato il microfono, non la tua testa. Niente, si è rotto le balle, per fortuna. C'ho ancora il naso bagnato dalla leccata di Romeo. Ho bisogno di altre informazioni. E così, ragazzi, avete conosciuto un membro della mia famiglia felice, ovvero il Romeo, Ermelio del Colosseo. Mattizza quando trovo le cose. Peccato che non ci sia un gas. Un'altra piramide. Questo forziere è antico, ma il buco della serratura è stato riparato di recente. Quindi? Quante belle robe che abbiamo. Questo forziere è... Questo forziere... Fanculo. Questo cos'è? Uno, due, tre piramidi. No, quattro. Uno, due, tre. E quattro. No, tre. Ancora qua stiamo. Buongiorno. Ciao bell'uomo. Un'altra piramide. Un bastone Nekek, simbolo dei reali nell'epoca dei faraoni. Non è che una cattiva imitazione, ma lo prendo. Bravo. Qualcuno qui fa la collezione di piramidi. Ma va? Bene, possiamo tornare vicino alla mummia. Dove stava? Qua. No, cazzarola. Dov'era la mummia? La mummia smummificata. Mi son persa. Dai, fermo lì un attimo. Cioè, ora non la trovo più.
Senta, bell'uomo, vorrei arrivare al punto dove stavano le mummie. Noi eravamo andati di qui, poi eravamo andati di qui. No. Oh. Quindi potremo usare costui fatto. Me devono voleva nascondere questa nascondere piramide. La piramide a me proprio. Senta, mummia, non è che si è mangiato una piramide? Cinque ne abbiamo. Non possiamo. Ho bisogno di altre informazioni. Sapevo. So che sarà in una scatola. Possibile siano tutte semplici da trovare. Ops, qua c'è qualcosa. Nel frattempo rispondo a una persona che mi ha scritto sotto un video chiedendomi cosa ci sarà dopo. Chissà cosa potrei aprire con questa. Dopo Dracula, dopo Life is Strange, come sapete per ora stiamo facendo questi due giochi. Io ho in programma sì qualcos'altro, però vorrei prima provarlo. Il papiro degli scavi del 1852 che stava cercando il direttore. Dicevo, vorrei provare il gioco che ho intenzione di portare sul canale, perché non vorrei iniziarlo e magari è una gran minchiata, quindi lo proverò io un attimo per voi. Cioè, l'idea sarebbe stata portare The Walking Dead, ma non vorrei. Questo forziere è antico, ma il buco della serratura è stato riparato di recente. Dicevo, non vorrei importare cose viste, straviste e riviste. Vediamo se dandogli il papiro. Avete trovato tutti gli oggetti, signore? No. E quindi, insomma, ripeto, ho trovato un giochetto che devo ancora provare, che può essere simpatico, secondo me, da fare. Ma vi saprò dire in un prossimo futuro. Allora, c'avemo una chiave. C'era un'altra scatola, questa. Splendido forziere egizio. Splendido forziere egizio. E non ce la apre, ovviamente. Oh, aspetta, che ho visto una manina. Un casco. L'etichetta c'è scritto casco di un soldato spagnolo rinvenuto nel naufragio di un galeone sulla costa di Alessandria. L'elmo.
Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Ci mancano due piramidi. Sta rincoglionendo però sta musica, eh. C'è niente, dai. Questi sarcofagi sono conservati perfettamente. Ciao Van Helsing, Abram, tu sai sempre che io ti schifo e ti odio, vero? Sì. Questo sempre, sì, narghilè. Vediamo bene queste cose, magari ce l'ho sotto al naso e non la vedo. Maleficent. Siamo sempre davanti a sto bell'uomo qui. Avete trovato tutti gli oggetti, signore? Odio. Che famo? Giro giro tondo qua. L'unica cosa rimaneva quella scatola. Questa, cos'è che dice? Che ha una serratura, sembra aperta recentemente. C'è qualcosa dentro. Beh, adesso la apro, lo sa un deficiente. Qualcuno voleva nascondere questa piramide. Dillo che sei un deficiente, girati di qua. Mostrati a noi, sei un deficiente. Boh, ce ne manca sempre una. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e basta. L'ultima sarà in un posto assurdo. Senta, ci dica dov'è l'ultima piramide. Avete trovato tutti gli oggetti, signore? No. Vogliate scusarmi, vado a vedere nel museo. Non c'è problema. Beh, non abbiamo girato abbastanza. Guardiamo ancora. E qua ogni volta cambia. Sotto? No.
Che disordine. Non so come facciano a trovare le cose in mezzo a questo disastro. Ce le avranno catalogate, pirla. Si pulisce sempre la giacca. È un maniaco dell'ordine. Concentrata. Dai. Sempre qua stiamo. Dov'è l'ultima? Ditemi dov'è l'ultima. Dobbiamo fare le matriosche. Stavo guardando se per caso ne avevamo due in una, ma ve pare che io ho questa fortuna? No, non è. Senti Van Helsing, non so più dove farti andare io. Questa mummia. Ariete di Amon, probabilmente. Che pacco. Testa con un disco solare. Segno di lealtà verso i faraoni. Sì, ci manca sempre quella piramide ora. Salve. Riguardo continuamente, perché ogni volta che lui trova qualcosa, secondo me, qualcosa cambia. C'è un po' di tutto in questo museo, persino cose che con l'Egitto hanno ben poco. Chi c'è nascosto qua dietro?
queste cose le abbiamo trovate tutte. Proviamo a tornare da Tizio qua. Arriva la mosca. Scusatemi, eccola. Signora, ma ho molto lavoro da sbrigare. Ciao. Le mie domande. Ecco, ho raccolto tutti gli oggetti sull'elenco. Ora sareste così gentile da rispondere alle mie domande? Grazie. Sì, certo. Cosa state cercando? L'ultima piramide. Il Demonomicon. La tomba di un sacerdote che venerava gli antichi dei maledetti. Dicono che lì fu rinvenuto un manoscritto chiamato il Demonomicon di Vlicke. Demonomicon. Avete mai sentito parlare? Per Allah. Come fate a conoscere quel libro maledetto? È uno dei segreti meglio custoditi dell'antico Egitto. E noi sappiamo. Nessun musulmano erudito ha mai osato scrivere a riguardo. E a quanto ho capito, i cristiani bruciarono tutti i libri in cui veniva menzionato. In realtà non ne so granché. So solo Somaro. Che dovrebbe contenere la dottrina di un culto devoto agli dei esterni, e in particolare la Sfinge Nera, durante il regno di non so quale faraone. Si tratta di un culto maledetto, signore. Persino parlarne porta sfortuna. Davvero volete trovare quella tomba? Dai, dici come raggiungerla, che noi tanto... Qualche consiglio su come trovarla? Spiacente, ma no. Anche se esiste un luogo chiamato le Rocce Sanguinarie. Dicono che chi ci è andato non ha mai più fatto ritorno. Eccetto un saccheggiatore... Correremo al rischio. ...fuggì da quel luogo urlando come un pazzo. Diceva che tutti i suoi compagni erano stati divorati da un demonio nero. Pare sia morto qualche giorno più tardi. E tra la sua roba trovammo una sorta di disco solare d'oro. Sfortunatamente questo pezzo fu rubato prima di arrivare al museo. Immagino l'abbiano portato fuori dal paese. Posso mostrarvi sulla cartina il luogo in cui si trovano quelle rocce. Certo. Ma non troverete nessuno disposto ad accompagnarvi. Ci andiamo col cammello, Faccio vedere sta cartina. Bene, devo andare. Grazie per il vostro aiuto. Arrivederci, signore. E buona fortuna. Allah sia con te. Il diario, i documenti... E la cartina? Buon Scusatemi, uomo. Scusatemi, signore, ma ho molto lavoro da sbrigare. Scusatemi, voglio la signore, cartina. Ma ho molto lavoro da sbrigare. Ma forse è quella che abbiamo già preso. Vedo l'ora di uscire da questo malefico posto che fa anche caldo qui dentro. Devo trovare quelle sette strane piramidi. Oh no, è vero. Ma che due coglioni! È un po' di tutto in questo museo. Ah sì, stai zitto. Non la trovo la settima, Van. C'è pezza. Mi si stanno incrociando gli occhi. Splendido forziere egizio. Non è che possiamo aprirlo? Cazzo fatto. Ma cazzarola. Non è che possiamo aprire lo splendido forziere egizio. Con magari questo, che ne so. Splendido. No. Anche perché non dà l'opzione con la manina. E quindi che famo? Che è questo? Ah no, pensavo fosse ancora chiuso di nuovo. Giunti a questo punto,
perché io me lo sento, guardate, non so per quale motivo mi sento che la piramide è nascosta qui, magari su un muro. Comunque noi ragazzi ora ci fermiamo qui. Van Helsing farà le sue ricerche. Perché giri il culo? Vieni qua, Pearl. Tu farai una finanza. Anche tu due bei buchini qui sul collo. Non ti sarebbero male male male, eh? Anche se sei più inquietante del Conte Dracula. E puntata finita. Guardate la posizione sua. E ci ritroviamo quindi alla prossima. Grazie Emanuelito che mi continui a seguire, grazie anche a tutti gli altri canali che come sempre vedono i miei video e lasciano il solito commentino. Un bacio a tutti, alla prossima puntata, ciao.